Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e oggi torniamo su The Sims 4, cambio di scenario, secondo episodio del Giove Sim, cambiamo famiglia, torniamo alle origini. Sono voluto tornare a casa di Villareal perché in questo episodio voglio occuparmi proprio di loro. Mi avete appunto scritto nei commenti che in realtà vi siete un po' anche legati a loro e quindi pensavo di tanto in tanto magari aggiungerli alla serie, perché no? Quindi ci troviamo nella loro vecchia casa e ora vi faccio vedere che ho cambiato a un po' di gente il look. Ho anche fatto trasferire la simpaticissima Morgan con sua figlia Vanessa, che è la figlia di Max, in questo lotto. Quindi li chiamiamo tutti qui. Ho trasformato Luna, qua già la potete vedere. Eh sì, ho fatto un bel po' di cambiamenti, anche sfruttando i nuovi abiti e le nuove cose di Vivi la città, ovviamente. Intanto, eccoli qua. Lui è, oddio, Sergio Romeo, guardate un po', ha cambiato pettinatura e gli abiti. Lei invece è Morgan, è molto molto bella come sim, eccola qua. E questa è Luna Villareal, cambiata in tutto e per tutto. Ora, cosa voglio fare in questo episodio? Intanto, oh, Max sta piangendo suo padre. Voglio avvicinarmi qui con Luna e voglio prendere la lapide del nostro caro nonno Gianni. Ecco qua che la mettiamo in saccoccia. Questo perché, se ci pensate, i Villareal non sono invincibili. Hanno capito infatti che il loro patrimonio non era, come dire, super sicuro. È bastato tutto il trascorso con i barbieri per far capire loro che in realtà dall'esterno la gente si può intromettere e davvero minare a tutto ciò che hanno costruito. E ora che finalmente sono felici entrambi i figli con le rispettive moglie e marito, anche se ce n'è uno, Ugo, che mi avete detto che fine ha fatto, magari lo vedremo più avanti che fine ha fatto, non lo so, vedremo. Quindi hanno preso una decisione drastica: allontanarsi da Sofia, allontanarsi da Leonardo, allontanarsi da Winterburg. Vogliono riprendere in mano la loro vita e pensavano di trasferirsi in città. Quindi io direi di cliccare sul telefono di Luna e, come dire, trasferire l'unità familiare a San Maisciuno, in un bel appartamento lussuoso, perché loro i soldi li hanno. E così almeno possiamo anche cominciare le carriere con loro e vedere un po' cosa succede. Quindi ora aspettiamo che lei smetta di fare la piccioncina con suo marito, ecco. E quindi dove mandiamo i nostri cari amici? Sicuramente ai quartieri alti. Guarderanno tutti dall'alto in basso, soprattutto i barbieri. E vediamo un po' un appartamento simpaticissimo, perché abbia un bel po' di camere, perché ci serve davvero. Intanto vediamo un po' questo com'è. Ci dice qualcosa? Ora, non lo vedo nel dettaglio, però in teoria dovrebbe avere. Allora, vedo una camera da letto, due camere da letto grandi, tre camere da letto, perfetto. Questo potrebbe anche andare bene. Ha una bella cucina, una bella sala. Questo sarebbe bello, tutto su un piano. Oppure vediamo anche quelli su più piani. Ad esempio questo, vista grandiosa, ha, come dire, la cucina e il salotto. Mentre al secondo piano abbiamo questo, che è abitato dai Feng, mentre qua abbiamo una, vediamo un po', una camera da letto solo. Ah no, in realtà no, questo è troppo poco allora per noi. No, direi di stare sull'altro, su un piano, e modificarlo, perché no? Quindi direi di stare su, aspettate, c'era questo, questo vediamo un po'. È un lotto comunitario, ok, ci fa vedere un po'. No, in realtà no. Aspettate, questo è un lotto comunitario o residenziale? Dovrebbe essere il residenziale. Sì, infatti, ha due camere da letto. Abbiamo, su più piani, la piscina e il pian terreno. Abbiamo poi, vediamo un po', cucina, bagno, pianoforte, un po' di lusso qua. Mentre al secondo piano abbiamo due camere da letto. No, in realtà quello che mi ha, come dire, ecco sì, questo mi ha convinto fin da subito, quindi direi di trasferirci in questo lotto. Eccoci arrivati, wow, guardate un po' già il caricamento, non dimenticarti di pagare, lo so, guardiamo un po' intanto l'appartamento com'è suddiviso. Intanto, da dove entriamo noi? Da questa che è la porta d'ingresso entriamo. Qua abbiamo un bel salottino con vista, molto bello, anche se modificherò un po' tutto. Una cucina americana con l'isola, molto bella. Abbiamo dei quadri, abbiamo qua la sala da pranzo col bar. Wow, questa la lascio così. Poi abbiamo una prima camera da letto, che potrebbe essere quella della bambina, perché no, più avanti. Che bella grande. E oltre abbiamo, wow, quanto sfarzo. Abbiamo un bel po' di spazio. Abbiamo questo bagno in comune che si raggiunge da due camere da letto. Questa è anche ornata di cabina, armadio con specchio. Perfetto.
Mentre qua cosa abbiamo? Qua abbiamo, no, semplicemente tutto l'ingresso. Questo invece è il magazzino dell'appartamento. Bello, bello, mi piace. Qua abbiamo un altro piccolo bagno, ci sta tutto. E qua abbiamo altre due camere da letto con un bel bagno. Wow, bello, mi piace un sacco. Ora io modificherei già un po' il tutto. Quindi, ad esempio, togliamo la TV, perché voglio comprare quella nuova che hanno aggiunto, che mi piace un sacco. E dovrebbe essere questa, che è curvo. Ah, perfetto. In Ultra HD. Ah, guardate un po' quanto è bella questa TV. E io la metterei anche qua. Perché no, sul camino. Bellissima. E poi comincerà anche a cambiare un po' di roba. Quindi mettiamo anche dei mobili sfarzosi, visto che con loro lo possiamo fare. E vediamo un po' cosa scegliere. Ad esempio, ah, qua abbiamo questo stile minimalista, che però per noi non va bene. Guardate questa quanto è particolare. Ah, mi piace un sacco, hanno aggiunto un sacco di roba. Ah, questa è bellissima. Magari ci mettiamo, ecco, due poltroncine qua, così. E magari qua ci mettiamo un tavolino. E qua soprattutto mettiamo i nuovi divani, quindi spostiamo tutto. E vediamo un po' di mettere qualcosa di un po' più comodo, tipo questi, che sono davvero belli. Ecco, lo prenderei bianco e ne metterei uno così e uno piccolo da questa parte, sempre bianco. Ci sta, ci sta. Ora, questo lo sposterei, anzi, lo cambierei e metterei questo che ha la lampada, sì, la luce, eccolo qua. Lo metterei pure qua, centrale, e qua metterei tutti i nuovi tavolini. Insomma, in pratica la riarrediamo in stile Sammaishuno, perché no? Oh, io qua metterei le valigie, così che fa molto molto strano. E queste invece le sposterei un pochino, quindi una qua, se riesco, perfetto. E qua ci mettiamo un tavolino piccolo e basso però, non questo, magari ci mettiamo questo con i libri, ci sta. Ovviamente ora devo spostare un po' tutto, ecco qua, cerchiamo di farlo centrato, così, e così. Sì, perfetto, ci sta, ci mettiamo un bel fiore qua sopra, una pianta, magari ci mettiamo... una delle nuove, questa. Bene, questa lampada non mi piace, la sostituiamo con una lampada un pochino più grande. Quindi che ci mettiamo di bello? Vediamo un po'. Ah, questa nuova mi piace un sacco. Tolgo anche questo camino perché ne hanno aggiunto uno nuovo, che è questo, e mi piace davvero tanto. Lo metterei bianco. Oh, perfetto. Ah, guardate un po' come sta già cambiando tutto l'arredamento. Ora, qua però vorrei anche mettere... questa cosa non mi piace tanto. Questa uguale, non mi piace. Cerchiamo un bel quadro, perché no? Quindi vediamo un po' cosa hanno in serbo per noi da Sammaishuno. In teoria tantissime, tantissime cose. Abbiamo questi che sono enormi, come vi ho detto, c'erano questi quadri enormi. No, io metterei qualcosa di un po' più piccolo. Ecco, anche questo, perché no? Lo mettiamo così, va bene. Mi piacciono anche i colori, devo dire, della stanza. Non mi piace il lampadario, se posso, quindi lo cambiamo. Oh, questo disegno a terra mi piace un sacco. Questo lo togliamo, va bene. La sala da pranzo invece mi piace già così. Non voglio aggiungere nulla. E la cucina ce la teniamo così. Poi ovviamente magari cambieremo alcune cose. Qua abbiamo anche lo specchio d'ingresso. Bello, bello. Direi che possiamo tornare a vivere. E mentre viviamo voglio un po' chiacchierare con voi. Sapete che su The Sims 4 a me piace chiacchierare e anche tenervi aggiornati su quello che succede. Da qua possiamo anche vedere tutto il quartiere sviluppato sui grattacieli. Qua abbiamo delle piste in cui... Oh, guardate, qua possiamo anche chiacchierare, perché no? Pronuncio un discorso. Abbiamo anche dei giochi d'acqua, piuttosto che la zona dei festival. Abbiamo un sacco di roba, davvero. Guardate un po' quanto è bella questa zona di Sammaishuno. Davvero bellissima. Torniamo a casa, però. E ora voglio anche cercare di capire cosa fare di loro. Quindi in realtà io direi di cominciare a cercare... Ah, ecco cosa mi sono scordato di fare. Qua sopra... Ecco perché ho preso la lapide, perché non volevo assolutamente... Ecco. Io ci metterei nonno Gianni qua. Sempre con noi, Jax Villareal. Ah, oh, guardateli un po', tutti qua. E la bambina che fine ha fatto in tutto ciò? Oh, l'hanno messa qua da qualche parte. Va bene, la spostiamo. E poi ovviamente scegliamo una camera. Anche se credo che questa possa andare bene per Max e... Come dire... Eccola qua, non mi ricordo già come si chiama. Morgan, perfetto, mi sono ricordato.
Oh, intanto cerchiamo dei lavori per loro. Vediamo un po' se lei lavora. Credo di sì, però. No, allora cominciamo da lei. Intanto che, ecco qua, e vi volevo anche far vedere che lei odia suo marito, quindi dobbiamo recuperare. Intanto che lei cerca un lavoro, voglio un po' parlare appunto con voi anche del canale, eccetera. Intanto sto preregistrando tutti questi video, questo perché non ci sarò, non sarò presente per un bel po' di giorni. Intanto, cosa facciamo fare a lei? Ma facciamo fare critica. Critico. Beh, critica. Critico. Sì, dai. Non so però su cosa. Ma no, quella la lasciamo a Luna che non rompi balle. Vediamo cosa far fare a lei. Politica no. Social media. Potremmo sceglierlo come carriera. Sapete che lei nei social media ci sta tutto. Anzi no, lo facciamo fare a Max. Ecco, facciamo così. Facciamo di lei un agente segreto. Ci sta. Mentre Max, ora cerchiamo una carriera. Vi dicevo, sto preregistrando un bel po' di video, quindi mi scuserete se mi vedete magari vestito uguale o comunque li sto preregistrando uno dopo l'altro. Ovviamente leggo i vostri commenti e aspetto i vostri consigli. E soprattutto quando tornerò a fine novembre, in pratica, partiranno altre serie. Oh, intanto abbiamo detto che Max farà la, ecco qua, la carriera di social media, va bene. E poi dopo leggiamo tutte le notifiche. Mentre Luna la facciamo fare critico. Assegnazione lavorativa. Crea un profilo sui social media. Max Villarreal deve rilanciarsi accettando l'assegnazione. Sì, assolutamente sì. La stessa cosa che succede con i politici. Poi vedremo tutto. Cerchiamo anche la carriera per Luna. E quindi vi dicevo, abbiamo aggiunto la serie Pixelmon, che secondo me è molto bella. Quindi spero vi piaccia. Vi invito a seguirla. E soprattutto quando tornerò a fine del mese, ecco, facciamo critico per lei, grazie, perfetto. Quando tornerò alla fine del mese cominceremo una nuova serie, un nuovo titolo, ok. E quindi non ci saranno solo queste serie e probabilmente in futuro, l'ho già chiesto, ho già voluto fare il critico, ok, perfetto. Dicevo, quando tornerò probabilmente cambierà anche la programmazione di The Sims 4, ovvero... Gli episodi saranno uguali, sempre il martedì, il giovesim e il sabato, però capiterà appunto che nel giovesim non vedrete mai due famiglie, cioè la stessa famiglia a tutti e due gli episodi, ma soprattutto probabilmente in futuro cambierò il giovesim, ovvero ci saranno dei giovedì in cui ci sarà un episodio della serie principale e magari uno speed building o magari uno spin-off di tanto in tanto, sto già pensando al prossimo, quindi nelle prossime settimane tornerà anche lo spin-off, torneranno gli speed building e cominceremo una nuova serie, un nuovo titolo e oltre tutto continueremo la vanilla e anche la Pixelmon. Spero che la programmazione vi piaccia e comunque The Sims 4 rimarrà con noi. E intanto, visto che loro hanno tutti un lavoro tranne lui, che non l'ho proprio, ecco, perfetto, non l'ho proprio calcolato, ora vediamo un po'. Intanto qua lui sta al PC, significa che abbiamo un PC che è qua e che è fondamentale, credo, per Max con la carriera dei social media. Cosa facciamo di lui? Lo facciamo astronauta random, perfetto. Quindi ora leggiamo un po' di roba. Intanto Morgan si sta occupando di sua figlia e vediamo un po' le notifiche. Ora abbiamo Luna lavora come carriera di giornali presso Corriere di San Maishun, inizierà domenica alle 6, va bene. Max lavora come stagista dei media presso Simstagram, inizierà lunedì alle 9, va bene. Lei agente segreto, va bene. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare con tutti. Lui deve giocare a scacchi, quindi dobbiamo comprare una scacchiera per il nostro Sergio Romeo e la compriamo subito. La compriamo subito, abbiamo tanto di quello spazio. Magari compriamo questa nuova che è molto molto carina e possiamo mettere magari in un eventuale studio. Qua abbiamo due camere da letto, abbiamo detto. Dove facciamo il nostro bel studio? Non so, non so. Probabilmente lo faremo da qualche parte. Sì, teniamo queste due camere per loro. Ci sta. Max e Morgan più Luna è perfetto. Magari qua facciamo le due bagni, le due porte comunicanti, così almeno avranno lo stesso bagno in comune. Quindi direi di togliere tutto e cominciare a fare qua il nostro bel studio. Perfetto, ci sta. Poi la bambina la metteremo da qualche parte più avanti, tranquilli, quando crescerà magari. E soprattutto se vorreste altri episodi con la famiglia Villarreal, perché no? Quindi ora compriamo una sedia, semplicemente la mettiamo qua. Semplice, una sedia normalissima. E diciamo al nostro Sergio Romeo di giocare a scacchi, perché deve farlo. Ecco qua, ammira il tuo nuovo avere, anche lui è vero, aveva dei tratti assurdi. Perfetto.
E lui comincia a giocare a scacchi. Mentre Luna cosa deve fare? Deve salire di livello in scrittura. Quindi lei ha bisogno di un PC. PC che abbiamo qua, vi ricordo. E quindi lei deve cominciare a scrivere. Lui invece deve creare un profilo sui social media. Quindi facciamo, ecco qua, credo si faccia dal computer per, ecco. Creiamo, ecco qua, perfetto, per esclusione per forza doveva andare così. Quindi cominciamo a vedere un po' la carriera di social media con il nostro Max Villareal. Vediamo un po' cosa fa. Max ha creato un nuovo profilo sui social media. Nella sfera dei social media è possibile farsi notare senza essere presenti e soprattutto, aspettate, fatemi leggere tutta la notifica, online, senza essere presenti online. Usa il tuo profilo sui social media per guadagnare follower, ampliare la tua rete di conoscenze e diventare una potenza online. Ora, grazie mille per il benvenuto. Chi è questa qua con la cofana? Salve. Lily Feng. Salve. La invitiamo ad entrare. Sì, siamo carini. Invita i vicini ad entrare. Va bene, grazie. Quindi, lui è a posto. Dobbiamo solo mandarlo a lavorare. Vediamo un po' lei, perché anche lei deve cominciare a scrivere. Quindi scrivi, esercitati, scrivi un articolo. Ah, perfetto. Esatto, lei è un critico. Perfetto, ci sta tutto, ci sta tutto. Ecco, potresti anche andare via ad una certa, salve. Ho già capito che dovrò comprare per loro un bello studio e farlo con più PC, eccetera. Quindi, probabilmente quella stanza dove ho messo gli scacchi diventerà il loro studio. Ecco, lei intanto comincia a scrivere l'articolo. Acquisita l'abilità di scrittura, molto bene. E dobbiamo arrivare a livello 1. E intanto vediamo un po', lei ha disagio perché l'interno è freddo per il cibo. Ragazza, io non ci posso fare niente, Luna. Cara Luna, è riconoscibile dopo il tuo nuovo cambio di look. E abbiamo i Feng, è vero, ricordavo. Qua ovviamente l'ingresso sarà tutto bello, più sfarzoso, perché no? Anche questo coso in realtà... Ecco, proviamo ad accendere questa stanza. Vediamo un po' che succede. Ah, chiamata per Max. Vediamo un po'. Congratulazioni per aver ottenuto uno splendido lavoro. Credo che andrai alla grande. Grazie mille. Non ti conosco, ma l'importante è quello. Immagino sia la stessa notifica. Congratulazioni. Grazie anche per me. Grazie mille. Ora voglio provare, però. Guardiamo un film in 4K con la nuova TV. Ragazzi, sono davvero curioso. Vediamo un po' che succede. Lei ci sta flirtando. Capisco che odia suo marito. Bellissimo. La TV curva è davvero bellissima. Proviamo anche ad accendere il nuovo camino, sperando non vada a fuoco nulla. Ah, bello, bellissimo. Bellissima questa casa, diventerà davvero splendida. Anche perché voglio cambiare appunto tutta la cucina e fare un bel po' di spazio per i nostri cari simpaticissimi Villareal. Ad esempio, questo bagno che è enorme, io lo trasformerei semplicemente... Ah, qua avevamo un'altra camera. Ah, perfetto. Lo trasformerei magari insieme a questo nello studio. Perché no? E qua farei magari una camera matrimoniale. Vedremo, vedremo. Magari nei prossimi episodi, se torneremo da Villareal, cambieremo un po' di roba. Intanto al momento ce li godiamo. Lui intanto è ancora triste per suo padre. Ci sta tutto, grazie. Qualcuno ha portato la torta? Perché Aishish è piaciuta davvero tanto. Una chiamata per Sergio, sempre le congratulazioni per il nuovo lavoro, grazie. No, intanto Luna, dovresti esercitarti a scrivere. Quindi, per favore, esercitati a scrivere. Riesci, riusciamo, scrivi. Esercitati a scrivere. Oh, intanto lei invece cosa deve fare? Esplora i servizi segreti. Ok, urge uno studio per tutti loro, assolutamente. Quindi direi che mi metto sotto e creo qualcosa di carino per loro. Ok, ho modificato un po' la casa e ho fatto lo studio per loro. Ho messo due PC qua, la libreria nuova, i nuovi quadri degli ultimi staff pack. Questo mosaico, il tavolo da scacchi. E qua ho fatto la tana dei social media per Max. Quindi abbiamo un secondo studio. Questo si collega poi al bagnetto dello studio, che è questo che ovviamente devo modificare. Però l'importante è avere tante cose da fare. Intanto lei deve, ecco qua, venire qua e carriera, se non sbaglio, quindi altre scelte, internet, esplori i servizi sociali, mentre lei deve scrivere. Quindi la mettiamo qua, ecco qua, scrivi, esercitati a scrivere, mentre lui, come abbiamo detto, doveva solo guardare un po'. Intanto vediamo un po' se ci sono altre interazioni per quanto riguarda il suo lavoro. Social network, aggiorna lo status sui social media, controlla i follower totali. No,
proviamo ad aggiornare lo stato al momento. Quindi abbiamo un bello studio che, ciao, grazie, perfetto, i vicini se ne vanno. Un bello studio per tutti loro, col bagno annesso. Mentre questa stanza è bella vuota, probabilmente sarà la stanza dei bambini. Perché no? Perché mi piacerebbe anche avere un figlio con Luna in questo episodio. E intanto vediamo un po' come sta la bambina in tutto ciò. Lui è ancora triste, basta, grazie, ok. Vediamo un po' che fanno. La bambina sta bene. E lei è furente perché vicini rumorosi. Ok, Luna, ho capito, va bene. So che battiamo sulla porta. Sapevo che trasferirci a San Maishu non poteva anche comportare queste cose. Quindi lo mettiamo in conto. Vai qua, mentre ti stai, esatto, dovresti andare in bagno. Salve. Perfetto, bussiamo. Ecco, c'è qualcuno che ci calcola. Salve. Diego Lobo, lamentati furentemente del rumore e cominciamo a farci sentire, a farci conoscere. Vi ricordo che lei è bella perfida. Ciao, grazie. È ora di smetterlo di fare casino. E ovviamente in tutto ciò io devo anche andare in bagno. Quindi faccio anche la cacca furenta, la faccia tua. Ehi, ci vivo anch'io qui. Mi dispiace se la tua vita è una noia. Perché non te ne vai al lunch bar e provi a spassartelo un po' anche tu? Che rec. Wow. Perfetto. Che vicini di... Ok. Benissimo, la bambina come sta? Intanto lui va nell'altro PC. Ah no, perfetto, sta mettendo a posto tutto. Il camino mi piace un sacco, lo spegniamo però, grazie, è meglio così. La bambina dov'è? Oddio, mi perdo nel nuovo appartamento. Dovrebbe essere in questa stanza che dorme. Perfetto. Ora, voi avete fatto tutto? Vediamo un po' per quanto riguarda il lavoro. No, lei deve ancora scrivere, quindi continua a scrivere qua, grazie. Perché dobbiamo assolutamente, ecco, raggiungere il livello 1 prima di andare a lavoro fra 7 ore. Quindi per favore, Luna, so che sei furente, ma poco importa. Scrivi più velocemente della luce, visto che sei anche arrabbiata. Mentre lui in tutto ciò cosa deve fare? Doveva giocare a scacchi, l'abbiamo fatto. Lui è a posto, va a lavoro fra 2 giorni. Molto bene, molto bene. Siamo a posto, dai. Quindi visto che lui può anche andare a dormire, cominciamo a reclamare i letti e mandarlo a dormire. Reclamiamo anche il loro letto, quindi reclama e tu però dovresti andare in bagno, quindi vai qua e ecco, usalo, grazie. E poi puoi anche andare a dormire, anche te. Mentre le ragazze devono continuare a lavorare, lei dovrebbe anche aver finito ad una certa. E infatti, sta andando a mangiare qualcosa, immagino la torta che hanno lasciato i vicini. Eccola qua. No, sta andando a buttarla, no, ecco qua che mangia, perfetto, mangi, grazie. Ok. E poi puoi andare anche ad occuparti di tua figlia che sento... No, c'è già il papà. Salve. Salve, signor Gianni. Ok, lui è triste, mi piacerebbe sapere perché. Per la sua morte è ormai troppo tardi. Oh, intanto lui sta nutrendo la bambina. Poi dobbiamo anche cambiare il pannolino. Guardate un po' la vista sullo sfondo. Ah no, perfetto. A posto? Pare di sì. E dovrebbe anche andare in bagno. Lui intanto, ecco, lo sostituiamo. Per favore, grazie. Usiamo il bagno. Per favore, grazie. E poi andiamo a dormire. No, prima ci occupiamo un pochino. Ecco, nutri. Ecco, cambia il pannolino, coccola. E poi puoi anche andare a dormire ad una certa. Grazie. Mentre lei ha raggiunto il livello 2 di scrittura. Perfetto, siamo a posto. Quindi io direi che puoi anche andare a dormire. Anche te, così almeno passano velocemente le ore. Grazie. Oh, la mamma intanto si occupa della bambina. Perfetto. Vai a dormire, Luna. Grazie mille. Anche perché non vorrei che rispuntasse. Salve, guardatelo un po'. Lui è venuto da noi per sfasciarci casa. E ricordo che noi abbiamo tantissimi Simoleon. Guardate un po' quanti ne abbiamo. Però questo non ti dà il diritto di sfasciarmi in mezzo a casa, caro il mio nonno Gianni. Malinconico, fantasmoso. Ecco qua, perfetto. Ora cade giù di sotto la vasca, eh. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Potrebbe morire qualcuno? Pare di no. Va bene, grazie. Allarme in arrivo. Luna inizierà a lavorare fra circa un'ora. Cosa desideri fare? Vai a lavoro. Lavora da casa? Prendi ferie pagate. Lavora da casa. Oh, sì. Perfetto. Possiamo lavorare da casa. Quindi saliamo il livello di scrittura e scrivi per 2 ore. No, vabbè. In un certo senso sono comunque carriere attive. Oh, intanto facciamo la torta per la nipote. E poi lavoriamo. Quindi la mettiamo in frigo. Wow, questa cosa mi piace. Probabilmente succederà la stessa cosa con Max, con i social media. Bello. Ah, guardate un po' laggiù, wow. Capisco che lavorare da casa sia un po' una noia, è un giramento di pale. Mettiamola così. Ok, e sta lavorando. Guardate un po' anche il PC, quanto è bello. Davvero bello, tutto curvo, benissimo.
Ok, aspettiamo un po' che lei lavori, perché voglio capire come si svolge il lavoro. Da casa probabilmente è anche meglio, perché comunque sia possiamo giostrarcela meglio. Voglio capire però se conta come lavoro. Quindi aspettiamo 2 ore, vediamo un po' se lei fa assegnazione lavorativa da casa. Sì, questi sono gli obiettivi da svolgere a casa. Bellissima questa cosa. Lui va a lavoro fra 2 giorni, quindi lo scopriamo insieme. E poi intanto andiamo in città a vedere uno spettacolo, ci stai? No, grazie. Ok, in pratica lei ha guadagnato 53 simoli a Arianna Barbieri. Congratulazioni per aver ottenuto questo splendido lavoro. Credo che andrà alla grande, grazie. Intanto vi dicevo, noi abbiamo ricevuto 56 simoli perché in realtà abbiamo fatto una delle due cose. Sto cominciando a capire come funziona forse. E intanto lei lavora 6 giorni su 7, possiamo lavorare a casa. Questa carriera mi piace un sacco e non vedo l'ora di scoprire quella dei social media e di massimizzarla. Probabilmente sarà fantastica come carriera. Ora voglio capire però se lei raggiunge, sale di livello, quindi in realtà dovremmo anche esserci ad una certa. Vediamo un po'. Scrittura, sì, stiamo per salire di livello. Voglio capire se lei salirà di livello e otterrà un altro po' di simoleon. Quindi in realtà lo stipendio si basa su queste cose. Bello, bello, bello. Non immaginavo avessero implementato le carriere in questo modo. Musichetta shock perché il mercato delle pulce in città. Clicca su una delle insegne dinamiche in giro per la città per saperne di più. Assolutamente sì, non so cosa possiamo vendere. Ma magari possiamo comprare qualcosa per casa nostra. Ma sì, dai, vediamo un po', lui come sta, deve solo andare in bagno. Oh, perfetto. Lo mandiamo in bagno un attimino e poi andiamo al mercato delle pulci con Max. E quando ci sarà per Sofia, allora lì venderemo tutto quello che abbiamo fatto. Lei si è stancata di... Ok, grazie. Ah, finito! Ha finito, ecco perché può andare a dormire. Rendimento eccellente, ora abbiamo anche questa sorta di, come dire, base. Quindi abbiamo medio, scarso, eccellente, che ci aiuta a capire come stiamo andando a lavoro. Va bene. Bellissimo, bellissimo. Quindi noi abbiamo svolto il lavoro da casa. Intanto qualcuno chiama Luna, ma chi se ne importa, perché abbiamo il mercato delle pulci da domenica dalle 10 alle 18, luogo gorgheggio costiero, quindi sempre nel quartiere degli Shish. Acquista rifiuti o tesori, tieni gli occhi aperti per trovare mobili unici. I rifiuti dei Sim sono dei tesori per un altro. Assicurati di contattare sempre per spuntare i prezzi migliori. Palle di vetro con neve e poster, tieni gli occhi aperti per trovare scatole di ciarpame abbondanti. Puoi rovistare al loro interno per trovare oggetti unici da collezione reperibili solo in città. Apri un negozio, visita uno dei tanti espositori da tavolo per mettere in vendita i tuoi tesori. Wow, non vedo l'ora di farlo. Scambia le tue cose, parla con tutti i venditori locali che vuoi. Da loro potrai scambiare i tuoi oggetti da collezione con la prospettiva di riceverne di migliori. Raggiungiamo il mercato delle pulci, capiamo un po' come funziona, perché poi ovviamente lo vedremo meglio con Sofia. Ok, abbiamo raggiunto il mercatino delle pulci. Vediamo un po', intanto pausa, vediamo un po' come funziona. Nuove decorazioni, tutta a terra. Abbiamo, ecco qua i mobili. Vediamo un po', occupati del tavolo, visualizza l'inventario. Ecco, non abbiamo nulla. Oddio, potremmo anche metterlo. Possiamo vendere i nostri compiti? Possibile? Ok, abbiamo messo i nostri compiti. Va bene. Riempi il tavolo, libera il tavolo. Ci sta, lo riempiamo. Vediamo un po' come funziona il tutto. Ah, qua abbiamo dei fossili. Quindi qua è anche utile per completare le collezioni. Occupiamoci del tavolo. Vediamo un po' se riusciamo a vendere i nostri compiti in classe. Vediamo un po'. Chiedi di scambiare oggetti da collezione. Contratta. Ah, vediamo un po' che succede. Salve. Sei un osso duro. Facciamo così. Ti concedo uno sconto del 25%. Su cosa? Non lo so. Irene Colombo, venditrice. Ovviamente non poteva essere che lei. Ah, ok. Pronuncia un discorso da venditore. Perfetto. Vediamo un po' invece lei. Presentazione amichevole. Contratta. Contrattiamo con tutti coloro che hanno un banco. Oh. E qua possiamo anche vendere i nostri quadri. Quindi quando ci sarà il mercatino probabilmente venderemo i quadri del nostro Luca Barbieri e venderemo le cose che abbiamo rubato con Sofia. Sei fuori di testa, ci sto rimettendo a questi prezzi. Ma che ti ho detto? Compra rubinetto di luce. Bello. Qui ci sono delle lampade. Ecco qua, lampade da tavolo. Va bene, qua possiamo sederci. Ok, fare le bolle. Va bene. Qua non c'è nessuno che mette i quadri. Intanto c'è tanto di quel baccano. E possiamo sempre comprare il cibo, eccetera. Ah, qua invece abbiamo un espositore di mobili. Oh, mi piace. Compra lampada, rifiuto o risorsa.
Compra lampada da terra, Tecnoluna con paralume. Qua abbiamo praticamente solo delle lampade. Carine. Beh, se io compro ad esempio il divano, vediamo un po' che succede. Salve. Oh, abbiamo venduto, non ci credo. Max ha comprato un oggetto, l'abbracciatore aggiornato. La prossima volta che sarà a casa controlla l'inventario dell'unità familiare. Piuttosto, noi abbiamo anche venduto il nostro libro del contrattazione spietata. Abbiamo venduto il libro di scuola. A volte il prezzo da pagare per una contrattazione è al ribasso del fallimento. La vergogna è la vergogna soprattutto. Ok, va bene, calmati. Intanto noi abbiamo preso tutto questo. Va bene. Mi piace anche questa poltroncina. Io spendo e spando. Anche perché non so bene. Intanto abbiamo comprato anche questo. Va bene. E io se qua faccio visualizzo l'inventario, non ho nulla. Ci sta, ci sta. Quindi probabilmente posso vendere solo cose che sono presenti nel mio inventario interno. L'oro intanto sghernisce l'abito. Va bene. Quindi abbiamo capito come funziona anche il mercatino delle pulce. Abbiamo questo tavolo dove possiamo esporre le nostre cose e cercare di venderle. Abbiamo delle cose invece da comprare che possono essere delle occasioni oppure delle perdite. Abbiamo anche una sorta di mercatino dove comprare mobili usati. Ci sta tutto, anche perché possiamo anche prenderci una pausa e ovviamente comprare del cibo, ascoltare della musica e stare insieme a tutti i sim del quartiere. Detto questo, torniamo a casa. Torniamo a casa con i tratti del lotto che dobbiamo anche modificare. Quindi ne approfittiamo e vediamo un po' cosa mettere a questo lotto. Quindi, vediamo un po'. Possiamo mettere, secondo me, no, su una linea temporanea, no. Ma non saprei. Anzi sì, mettiamo su una linea temporanea perché voglio provare ad avere, ecco, dei gemelli con Luna. Ci sta. Buone scuole, no, ambiente da festa, no, aura romantica, no, covo scientifico, no, luce naturale. La qualità di luce rende molto più facile approfondire la pittura e la fotografia, non mi importa. Gioco da ragazzi, aspetto solare, rivoltante, no. Però io metterei comunque un tratto un po' particolare. Cucina dello chef, ci sta. Maledetto, sembra che in questo appartamento molte cose vadano storte. No, internet veloce, questo lo mettiamo per Max. Dai, al momento ci teniamo questi tratti, torniamo a vivere. E visto che di Max si tratta, io verrei qua. Anzi no, verrei qua, veramente. Con tutti. Salve, salve. Acquisita l'abilità di logica con Luna. Grazie, vai qua e vai qua. Perché sarà Max a far passare d'età la piccola Vanessa. Quindi, altre scelte. Fai passare d'età davanti a tutti. Ah, benissimo. Hai capelli come il padre della nostra Vanessa. Eccola qua. È passata d'età l'infanzia. Ti aspetta una creatività sconfinata, la violazione delle regole, i capricci, che i giochi iniziano. Ora, però io metterei magari bambina prodigio. Non so, qualcosa di particolare. Lui è malvagio, tutta la famiglia è malvagia. Ma vuoi vedere che io ci metto una sim buona, il contrario di tutto? Grazie, ovviamente poi modificherò il look. Ma mi piace la bambina, somiglia tantissimo a suo padre. Siamo un po' in pausa. Assolutamente sì, è la fotocopia di suo padre. C'ha anche gli stessi capelli, va bene. E visto che abbiamo fatto questo, io ora verrei qua, sempre con Max. Apri. Prendo la torta, ecco qua, c'è già qualcuno che l'ha mangiata, perfetto, io volevo semplicemente collocarla nello scenario. Ah, lei è d'accordo, perfetto, eccoli qua che si avvicinano. Facciamo fare il tutto con la vista di San Maishuno nello sfondo e poi facciamo il test. Direi che con questo episodio ci possiamo fermare. Ok, facciamo il test, vediamo un po'. Meno 15. E intanto, probabilità gemellare, non è incinta. Cavolo, mi dispiace. Ok, nuovo giro, nuova corsa. Oh, ancora. Wow. Oh, al terzo tentativo ce l'abbiamo fatta. Si mangia per due. E l'idea che siano i Villarreal a sviluppare nuove carriere mi sta piacendo un sacco. Probabilmente torneremo spesso e li includeremo nella serie di gameplay principale. Fatemi sapere che ne pensate. A questo punto voglio vedere cosa succederà con i Villarreal. Al momento però ci fermiamo così e io come sempre vi invito a mettere un mi piace. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Vi do l'appuntamento al prossimo video e vi dico ciao a tutti.